Ciao Capricorno, buongiorno e benvenuto. Settimana dal 19 al 25. Come saranno le energie? Come saranno i pianeti? Beh, i pianeti si muovono questa settimana tanto anche. Il Sole che ti era amico dal segno della Vergine passa in quadratura nel segno della Bilancia. È il 25, questo è il 23, tra il 23 e il 24, il 25 la luna nuova si forma in bilancia, quindi abbiamo due movimenti in netta quadratura nei tuoi confronti, però non ti scoraggiare. Venere ce l'hai sempre positiva dal segno della Vergine, Mercurio che finora ti era stato quadrato torna in Vergine retrogradazione, quindi lo ritrovi dalla tua parte. Tutta una serie di problematiche degli ultimi tempi, non escluso problematiche di comunicazione sul lavoro, potrebbero finalmente risolversi a fine settimana. Forti voi segni di terra, c'è poco da dire. Abbiamo Venere in Vergine, il Sole in Vergine fino al 23 e Mercurio fino al 23 perché poi passa in bilancia e Mercurio che raggiunge la Vergine il 24. Quindi va via uno, torna, arriva l'altro. Tu hai Plutone retrogrado nel tuo segno, in Capricorno, Urano retrogrado in Toro. Quindi forti con quattro pianeti, i segni di te, voi segni di terra. I segni di aria non sono da meno, perché hanno questo Saturno retrogrado in Acquario. Ci troviamo Marte in Gemelli, ma soprattutto abbiamo questo cambio di guardia in bilancia. Quindi il Sole che raggiunge la bilancia e la Luna nuova che si forma in bilancia. Quindi settimana bella forte per i segni di aria. Ti continua a rimanere quadrato anche Giove dal segno dell'Ariete. Giove retrograda dal segno dell'Ariete e ti ricordo che invece dalla tua parte, quindi dalla profondità dei sentimenti, abbiamo Nettuno in Pesci, quindi queste sono le energie generali della settimana dei pianeti. Adesso andiamo a vedere esattamente, si fa per dire, come sarà il tuo oroscopo. Capricorno, la tua energia interna, la regia di denari, la tua energia esterna, il 2 di spade al contrario. Fondo mazzo, abbiamo il 3 di bastoni. Dunque, caro il mio Capricorno, a parte, dunque, sono tornati i numeri, me li avete chiesti tanti, e tanto, ve li sto dando, ma soltanto 3. Il 66, il 34, il 63. Quindi questi sono i tre numeri per voi questa settimana. Fatene quello che volete. Potrebbero anche risuonarvi in qualche modo. Per quanto riguarda la tua energia interna, abbiamo questa donna di denari. Cosa si intende? Ti senti, alla fine ti senti nel tuo potere, sei nel tuo potere, nel tuo essere pragmatica, nel tuo essere, nel sentirti bella, anche sensuale, anche sensuale. La Venere in Vergine fa questo effetto. Sei ancora e ti senti molto sensuale. Vediamo, quindi, vediamo. Che altro energia c'è? Rimani vigile, mi raccomando. Credi nel lavoro di squadra. Occhio al lato scuro delle cose, ce la farai. Beh, ho la sensazione che qualche Capricorno potrebbe abbandonarsi a periodi, non dico di depressione, ma di scoraggiamento. Mentre invece davanti a voi ci sono delle belle occasioni che devono essere prese, ce la farò, infatti, ci dice l'oroscopo, ci dicono i tarocchi. Dovete rimanere semplicemente molto vigili e dovete soprattutto lavorare di squadra. Non è il momento di lavorare in solitaria come voi amate fare, ma piuttosto dovete lavorare di squadra. In questa maniera state tranquilli che le imprese riusciranno. Occhio a guardare bene in fondo alle persone e alle cose. Occhio ad essere molto dentro al seguite, a parte che seguire il vostro intuito, cercate di fare più chiarezza, di guardare più
con chiarezza le cose e le persone attorno a voi. Rimanete vigili, ma soprattutto sappiate che stanno per presentarvi le occasioni. Questa è una settimana in cui avrete delle occasioni, non sprecatevi, sprecatele pensando di non farcela, perché questa è la vostra carta, ce la farò. Tra l'altro sotto che cosa c'è? Siate ottimisti. Quindi vi manca un po' di ottimismo e invece dovrete e dovete prendervelo questo ottimismo, perché siete persone che in qualche modo questa settimana si sbracceranno per farcela, affronteranno delle situazioni nuove con coraggio. Guardate, le imprese e il coraggio, con coraggio, quindi molto interessante. Stiamo attenti però da un punto di vista esterno alla falsità di qualcuno. Quindi, caro mio Capricorno, occhio che esternamente a te c'è qualcuno che non è esattamente puro, come sembrerebbe, infatti. Sembrerebbe molto un'energia maschile o del segno del leone, quindi un'energia forte. Potresti avere dei contrasti con questa persona, potrebbero nascere dei contrasti, potrebbe questa persona venire da te in ogni caso, però è una persona che per un po' ha chiuso nei tuoi confronti, che ha voluto fare una sorta di gioco di forza nei tuoi confronti. Ci sono state polemiche fra di voi. Torna in questo momento offrendoti delle scuse. Accettale le scuse, però sii sempre molto vigile, perché potrebbe questa persona non essere esattamente così leale come sembra quando si avvicina a te. Quindi, caro mio Capricorno, potresti questa settimana ricevere le scuse di qualcuno che si avvicina a te, qualcuno con cui in ogni caso hai avuto dei litigi, delle chiusure, ok? Puoi accettare le scuse assolutamente, però rimani sempre vigile e ponderato, perché secondo te queste scuse nascondono della falsità? Ti dico che effettivamente cerca di rimanere vigile. Non ti sto dicendo che è completamente sleale quella persona, assolutamente no, però che sicuramente qui c'è da stare molto attenti, sì, assolutamente sì. Cerca di non dare tanto, ecco, il trucco questa volta è non dare tanto, tu ti butti subito, di non dare tanto, attendere che le cose evolvano in una maniera che poi, insomma, sarà meno improvvisa e più solida. Oggi vedo questa persona venire verso di te. Probabilmente un'energia maschile, te lo dico subito, potrebbe essere il segno del leone o dei segni di acqua. Ma sii molto attento, caro mio Capricorno, a questa persona. Ti ripeto, non ci sono carte assolutamente negative, ma devi rimanere molto vigile, perché ci potrebbe essere della falsità dietro a questo improvviso ritorno o a queste scuse portate avanti. Vediamo un attimo. Tra l'altro, questa settimana sei abbastanza vigile, sei ponderato, sei sicuro di te, acquisterai più sicurezza. Ci sono delle occasioni che secondo me prenderai al volo, e ricordati comunque di non essere solitario questa settimana. Il gruppo ti aiuterà tantissimo. Recidi i legami prima che sia troppo tardi. Tutto si riduce all'ultima persona a cui pensi la notte. È lì che si trova il tuo cuore. Quindi tu, c'è qualcuno che hai molto dentro il tuo cuore. Occhio, che forse sarebbe il caso di mollarla questa persona che tieni ancora dentro di te, ma che non è veramente presente. Non è detto. Adesso andiamo a vedere. Quasi quasi faccio proprio questa come domanda. Perché dovrebbe chiudere il Capricorno? O dovrebbe chiudere effettivamente? Eh beh sì, perché qui c'è qualcuno che non è esattamente chiarissimo nei tuoi confronti. Ci sono delle occasioni, è vero, però devi stare molto molto attento. Ci possono essere falsità, divergenze, intrighi. Qualcuno che sta elaborando delle strategie.
qualcuno che è in qualche modo ambiguo nei tuoi confronti, quindi occhio, Capricorno, occhio, sappiti difendere. A questo punto, beh, forse quando ti dice recidi i legami, tu continui ancora a pensare a qualcuno, ma forse è il caso di tagliare, che questa persona non è assolutamente la più chiara delle persone. Ok, perfetto Capricorno, questo è il tuo segno per questa settimana, mi raccomando. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e ci vediamo settimana prossima. Bye bye!